quale è sempre presente il grande insegnamento dal suo passione per partecipare alla gloria e alla risurrezione. E di Dio di Pietro Abruzzello e dallo Spirito Santo per tutti i secoli di secoli. Amen.
sono morente, cosa porterò? Più di 300 denari che tracce a voi. Ed erano infuriati contro di me. Allora Gesù disse: lasciate la strada, perché le dà fastidio? Ella ha compiuto verso di me un'opera buona. I poveri infatti li avete sempre con voi, e potete verificarli quando volete, ma invece non li avete sempre. Essa ha fatto ciò che era il suo potere. Gesù in anticipo il mio corpo per la seconda. In verità vi dico che comunque tutto il mondo sarà iniziato dal cielo, si racconterà pure il suo ricordo ciò che è la fatto. Allora Gesù disse alla donna, uno dei giudici, si recò di sommi sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli del Dio si rallegrarono e promisero di dargli denaro. Ed egli cercava l'occasione opportuna per consegnarlo. Il primo giorno degli anni, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare per non mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città e vi farà scolto un uomo, una porta d'acqua. Seguito, di là dove entrerà di te la corona di casa. Il maestro dice: dov'è la mia stanza? Perché io posso mangiare la Pasqua e i miei discepoli. Egli ti mostrerà il piano superiore, la grande sala con la più. Già voi. La preparate per lui. I discepoli andavano e entrarono in città, trovarono come letto loro che preparavano per la Pasqua. Venuta la sera, egli giunse con i dolci. Ora, mentre erano mensa e mangiavano, Gesù disse: in verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Allora cominciarono a e dirgli uno dopo l'altro: sono forse io? E egli disse loro: uno dei giudici, lui che vince con me nel piano. Il figlio dell'uomo se ne va, questo scritto di lui. Ma quale dell'uomo, tra quale figlio dell'uomo che tradisce? Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Mentre mancava la casa, prese il pane e pronunciata la benedizione lo aspettò. Prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e le grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per tutti. In verità vi dico che io non verrò più nel frutto della vita, fino al giorno in cui dovrete un uomo nel regno di Dio. E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Olivi. Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto: porterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo la mia risurrezione vi precederò a Galilea. Allora Pietro gli disse: anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò. Gesù gli disse: in verità ti dico, proprio tu, oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, ti rinnegherai tre volte. Ma egli, con grande insistenza, diceva: se anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano anche tutti gli altri. Giunsero intanto a un potere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé a Pietro,
Non so, e non
Potremmo vedere una faccia a faccia,
sa la situazione della Palestina, perché la di sa quando Gesù muore, faccia solo di lui un valore finito che ha la umanità. Saremo al sabato santo nell'attesa della risurrezione, quando Gesù praticamente inizia una nuova vita, faccia solo di lui, inizia una nuova vita. Chiediamo al Signore in questa settimana di vivere questi momenti da solo e lasciarci abbracciare a questo amore infinito di Dio, questo amore infinito che sono di misericordia per ciascuno di noi. Ora facciamo la nostra confessione di credo. Thank you.
stesso modo prese il calice e le speranze. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e credete in me. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, nella missione del canale. Fate questo in memoria di me. Thank you.
Una domenica cosa